Erano giorni che facevo sogni terribili. Delizioso! Delizioso! Quindi, non mi muovo giglioso. E come non devi essere? Matagona, i trie cianchi. Fantastico! 미각에 퍼지는 이탈리아의 향기를 즐겨보세요. Per fortuna era un sogno. No! È vero! Ma io vivo in Corea, ma se... Io me lo devo aspettare. Ma poi questo tizio è neanche italiano. Ma che senso ha metterlo in questa pubblicità? Mo che devo fare? Devo andare a provare sto panino? E devo andare a provare sto panino. E faccio questo di lavoro. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Oggi finalmente ricominciano i vlog e io sono molto felice di questa cosa. Di cosa sono meno felice? Del perché ricominciano questi vlog. Perché avrete capito che KFC Corea ha deciso di portare in alto la bandiera italiana e creare il carbonara burger. Io potevo non andare a provarlo? Potevo, come sempre. Andrò a provarlo? Sì. Altra cosa positiva, oggi come a vloggare ci sarà il mio patatino e anche Patina. Direi di incominciare perché oggi voglio anche farvi vedere tante cose belle di Seoul, perché nei miei video non vi faccio mai vedere Seoul quanto è bella. Cioè, questa cosa ogni tanto ci deve essere. Una gioia però oggi mi è arrivata, perché mi è arrivata lei. Me la sono fatta inviare e sono felicissimo. Si chiama Insta360 e fa delle riprese super strane e super fiche. Anzitutto vi faccio vedere questa cosa. No, grossa! No, questo è un selfie per fare tipo degli shot a mo' di drone, raga. Io veramente non vedo l'ora. Allora, è la prima volta che la uso, però fortunatamente si può vedere, vedete l'inquadratura tramite l'app. Allora, proviamo. Si può anche già. Ah, sì, certo che si può girare. Eccoci. Ciao! Con una lunga asta in mano, ci siamo così incamminati per raggiungere Patina, passando per un parco vicino casa troppo romanticoso, guardate che bello! Tutti i parchi coreani sono dotati di struttura ginnasticale per esercitarsi, con essenziali attrezzi quali il girotondo, questo coso che ti fa camminare ma senza camminare, e tante altre cose! Finita la ginnastica con la lunga asta in mano, abbiamo finalmente incontrato Patina. Hey, long time no see, guys. Did you miss me? You know what we're gonna do today? What are we gonna do today? Do you know? Do you know? Do you know? We're gonna try the carbonara burger from KFC. But you know what we can do to make it taste better? We can do the carbonara burger dance. Okay, carbonara burger dance. Carbonara. The carbonara burger dance. Carbonara. Yeah, the carbonara burger dance. Yeah, carbonara burger dance. Ok, decidete chi ha vinto sotto nei commenti. E ora comincia la parte brutta, andiamo. Oh no, you know what? What? I need to take my stick out. Can I touch it? Oh no, you cannot touch it. Oh, that's rude. Oh, but I asked for consent first. Well, I said no. Oh, okay, never mind. No drone zone? Nessun problema, perché tanto sta cosa arriva al cielo. Che ce frega del drone se abbiamo questo? E ora, il momento che mi ha traumatizzato l'esistenza. Eccolo qui, è proprio il protagonista, il golden carbonara. Golden? Oh, it's like gold and also carbonara. Two of the best things in the world. Raga, hanno anche le choco tart e l'egg tart qua alla KFC coreano. Strafico. Cheese sticks. Nuggets. Oh bello, che okay. Eccolo qui, è arrivata un casino di roba, ragazzi. Non ci sta neanche questa inquadratura. E cominciamo a provare. Non capisco dove sia il nostro fantastico. Eccolo qua, questo è il carbonara burger. Vediamo come si presenta.
Okay, so yeah, carbonara sauce. This is not carbonara sauce, Patina. Sorry, this the interpretation of carbonara sauce. Okay. Quindi abbiamo una salsina che non so cosa sia. Adesso proviamo. Con funghi, immagino, e del pepe, e non so, cipolle crude, un uovo fritto, pollo fritto. Oh my god, boy. What is this? Ragazzi, per me questo è un... cioè, non riesco a definirlo, cioè, è un gusto che non rientra nella fascia dei gusti. È come se inzuppaste del pollo fritto in una minestrina di funghi. È... cioè, perché carbonara? Cioè... Vediamo se il carbonara burger piace a un asiatico. Buono? A little spicy. Do you like it? So. Ok, proviamo quello normale adesso. Cioè, il burger basico di KFC Corea. Abbiamo lattuga, pomodoro, bacon, formaggio e pollo fritto. Like, it's the same but less mushrooms. Yeah. Per me questo, ragazzi, nel senso, è meglio, perché non c'è la cipolla cruda che ti dà proprio un sapore orrendo e la zuppa di funghi, quindi, cioè, nel senso, è mangiabile. Ci rimangono da provare le patatine. In realtà non è vero, le ho già provate, sono buonissime. Il mozzarella stick, questo qui è il pollo fritto da solo e la choco tart. Wow! Oh, mozzarella! No, è terrible. Allora, io non sono un amante del pollo, devo dire la verità, ma questo è fritto alla perfezione, succoso, gustoso, neanche troppo speziato, devo dire, molto molto buono. Questo KFC Corea regala o gioie altissime o dolori grandi, non c'è una via di mezzo, mi sembra. Il mio momento preferito, ovvero il dolce. No, it's delicious. Oh my god. Oh, is it? Ok, Gio, vai a chiedere a Patina com'è il KFC coreano, grazie. E se può fare le differenze tra l'America e la Corea. Ok, so the difference between like Korean KFC and American KFC, Korean KFC just feels like a fast food restaurant, similar to McDonald's or Burger King, something like that, because you're always eating a burger, you're always eating like some fries, and you're just... it just looks like fast food. But in the States, like, KFC has like chicken buckets, and then you get potatoes, coleslaw, vegetables, macaroni and cheese. So it's literally a Thanksgiving meal just at KFC. So that's like the difference. And because I don't feel like it's KFC here in Korea, if you ever go to America, try the real KFC. Promuovo questo KFC. No, cioè sì, ma no. Patatine top, l'ultimo coso al cioccolato, una goduria allucinante. Anche il pollo fritto e basta, super buono. Tutto il resto, cioè, veramente vomitevole. Con l'acidità di stomaco a livello Super Saiyan 4, ci siamo poi avviati verso un posto magico che ci ha raccomandato Patina, il... andiamo a Laikr! Boh, è una roba famosa di questa zona. Uno studio con tante stanze super fighe in cui puoi crearti i video musicali. Il sogno di ogni egocentrico come me. Letteralmente il posto più bello in questi 11 anni in Corea, questo. Thank you, Tina, for bringing me there. You have to go now, right? Yeah. You're welcome, Marco, I love you. Let's go shoot another video there soon. Please, that's like my dream now. Molto bello ballare in giro, ma con l'acidità di stomaco che avevo potevo sciogliere l'adamantio con un rutto. Così ho deciso di chiamare Jimmy, la mia mamma coreana, che mi ha portato a mangiare il samgyetang, il tipico cibo coreano di quando stai male. La samgyetang è composta da pollo, riso, e praticamente ci sono diverse tecniche per mangiarlo, però tipo il coreano pro tira prima fuori il pollo, lo spolpa tutto perché è troppo caldo in realtà, così si raffredda un po', e intanto poi si mangia il riso con la zuppetta.
Devo dire che ci voleva, vi giuro, quel KFC di prima mi ha rivoltato lo stomaco. Questa invece è zuppa proprio pura, cioè proprio non sa di niente, calda, e è l'unica cosa che si può mangiare dopo il carbonara burger. Samgyetang, ragazzi, samgyetang. Devo dire, quella magica cena mi ha fatto sentire subito meglio, così ho deciso di riportare il mio stomaco allo schifo andando in un caffè per provare il nuovo trend coreano della panetteria, il pane salato. Guardate che carino, abbiamo preso questo qui che è il pane al sale, non lo so, ultimamente se lo mangiano tutti, quindi vabbè, voglio provarlo anche io. E mi sono preso una tisanina ovviamente. Gio si è preso il latte alla pannocchia, cioè c'è una pannocchia intera sopra. E questo qui è la cioccolata con gli orsetti che affogano nella cioccolata, troppo carina. Osserviamo il dentro del famoso pane al sale. C'è il burro dentro. Ma la smettono con sto burro? È una fetta di pane con il burro spalmato sopra. Nel senso, proviamo ora il latte alla pannocchia. Oddio, strabuono, sa di pannocchia. Assaggia la pannocchia, amore. La prima pannocchia di Gio. Che vuol dire? È buono o no? È buono? Buono. Ok, sono arrivato a casa, adesso devo esportare i video e inviarli alla mia editor. Sto usando l'applicazione della Insta360 che è veramente super semplice. Tagliare, cambiare inquadratura, perché ovviamente riprendendo a 360 gradi avete le inquadrature di ovunque voi siate, perché 360 gradi, capito, è tutto intorno a voi, quindi potete scegliere dove far puntare la telecamera, appunto anche tracciare l'immagine, cioè voi potete prendere un punto e farlo tracciare, quindi la telecamera rimarrà sempre puntata per esempio sul mio cappellino giallo. Proviamo a fare questa cosa che mi diverte un sacco, e vedete i mirini qua. Cliccate sul mirino, raga, cioè è incredibile, ovunque io mi muova, vedete, rimane focalizzato su di me. Cioè la tecnologia è veramente spaventosa e soprattutto, cioè, è bellissimo che non si vede lo stick. Cioè è tutto invisibile, sembra che c'è un drone sopra che mi stia puntando la telecamera addosso. Detto ciò, devo ovviamente ancora imparare, oggi era la prima volta che la usavo la telecamera e veramente è una figata, sicuramente si può usare molto molto meglio, basta prenderci un po' la mano. Ringrazio veramente Insta360, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione se volete più informazioni e anche magari dei link in cui si vedono le vere potenzialità di questa telecamera. Io sicuramente continuerò a usarla e migliorerò, così vi farò delle riprese veramente che dici, ma questo è un vlog di Soul Mafia o un documentario di National Geographic, proprio di quelli, ma non low budget, di quelli National Geographic ci spende i soldi. Io mi sono preso tipo 6 Gaviscon, continua a uscirmi, madonna, infatti. Il carbonara burger evitatelo veramente come la peste, ma anche come esperienza, cioè di solito io dico fate le esperienze, magari poi no, a volte uno dice potevi immaginare, ormai l'ho fatto, stanotte va così, domani sarà un giorno senza carbonara burger. E noi ci vediamo nel prossimo video, pizza carbonara, ciao!